Oggi ci abbiamo, vieni che mi sento da solo. Lui è la persona che si occupa di risolvere i problemi a distanza delle comunicazioni con i pazienti durante il percorso, diciamo, di guarigione e anche poi dopo l'intervento, ed è Oleg. Quanti problemi risolvi al mese? Una media. 30-40. 30-40 problemi al mese, ok. Capita mai che si rompano i denti definitivi? Sì. Sì? A volte sì. Uff, il paziente pensa che c'ha i denti indistruttibili. Ok, e quindi che c'ha i denti in titanio. Oggi facciamo un test, ok, parliamo un attimo, sfatiamo i miti, perché i problemi si risolvono prima che si crea il problema. Cioè, questa è la mia filosofia, nel senso, se io evito che ci sia un problema è molto più facile da risolvere, perché non c'è, ho già risolto. Prevenire è meglio che risolvere. Ok, quali sono i problemi per tua esperienza che hai con i pazienti che rompono? Parliamo solo di definitivi. Quali sono in genere i problemi che tu vedi? Mi hai mandato già delle fotografie che metto ora qua dietro a monitor. Questi sono provvisori. Ok. Vabbè, questi sono provvisori in resina, quindi sono dei denti molto fragili. Praticamente sono dei denti che sono di più estetici che funzionali, perché fanno soltanto, servono come a guarire i tessuti moli. Voce. Quindi bisogna stare molto cauti, bisogna non con i provvisori. Con i provvisori bisogna tagliare al mangiare due volte clang clang e mandarlo giù. Okay. Soltanto per estetica, non bisogna pensare che sono dei denti, come hai detto prima, indistruttibili. L'alternativa ai denti fissi provvisori qual è? Questa qua, la dentiera mobile. O l'una o l'altra. Solo che il paziente quella non la vuole. Ah sì. Quella non la vuole, cosa vuole? Vuole i denti fissi avvitati, per esempio questi. Vedete, ci sono i fori, devono essere avvitati. Però sentendoli fissi avvitati, cosa fa il paziente appena torna a casa? Strappa. Mangia. Morde. Perché c'ha fame, non ha mangiato tanti anni, ora li sente avvitati, ma non capisce che sono dei provvisori. Passateveli pure, sono dei denti che non sono denti naturali, non c'entrano nulla con i denti naturali. Questi sono degli altri, per esempio, ok? Sempre plastica questa. Questa è plastica, passateveli, ok? Sono denti di plastica. Quello che succede sono poi che ci mandano la fotografia e ti dicono stupore. Cosa devo fare? No, e intanto perché si sono rotti? È di notte. Mangiano di notte, perché mangiano di notte loro. Si svegliano i denti. Di notte. Vabbè, se si rompono non è che dice colpa mia. Certo che non è colpa sua. Colpa nostra? Di dottor Palma. Sempre colpa di dottor Palma se si rompono. Dove, chi è che c'ha i denti provvisori? Chi è che ce li ha in mano ora? Lei, vieni, portali qua. Allora, inquadra, siamo live, Eugen, siamo live? Da? Live? Ok, mettiti qua pure, di fronte alla camera, inquadriamo. Diamo ora gli attrezzi del mestiere del paziente che rompe i denti di notte. Allora, devi procurarmi una rottura come questa che vediamo qua a monitor. Quindi con le pinze proviamo a rompere i denti. Via, 3, 2, aspetta, cronometro. Aspetta. Mettiamo il cronometro. Alarm, stopwatch, 3, 2, 1, via. Ok, rompiamo i denti, rompiamo. Ok, scheggiato, vai, rompine un altro. Com'è questa? Non è facile. Non è facile. Forte. Okay. Ci mangia un bue. Vai, un altro. Questi sono provvisori? Sì, questi sono provvisori. Ok, rompi quello, i canini si rompono. Tutti. Vai. Più questi centrali, incisivi e i canini. Incisivi e canini, sono sempre quelli che si rompono. Dai, che siamo quasi a un minuto, quello non riesci. Non esce proprio. Vediamo questo. Vai, proviamo. No. Niente, ci vuole un osso di coniglio o di gallina? Di no, più. Ci vuole un osso di bue. Esagerato. Forte. Ok, adesso.
andiamo con dei denti invece definitivi in metallo ceramica, per esempio. No, aspetta, c'era un ponticello. Zirconio, rompi lo zirconio, vai. Prova a rompere lo zirconio. Vediamo se rompe lo zirconio. Scivola. Scivola, non si rompe? No, no. C'avevo il martello, vai, proviamo col martello, proviamo col martello, vai, vai, vai. No, no, a mano, e mica c'hai il tavolo. Non c'hai il tavolo quando mangi, a mano, vai. Ma non è che... Vai, 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 stop. Ok, cosa abbiamo scoperto? Se notavate, Jana stava dando dei colpi dall'interno verso l'esterno, ok? Anche lo zirconio si rompe. Ok, abbiamo scoperto che anche lo zirconio si rompe. Sì, con questo però insomma, non è che può... Proviamo il metallo ceramica, vediamo se il metallo ceramica si rompe. Sempre dall'interno Maria. Verso l'esterno. E il teschio si... Vai, inquadra. Parte sulle dita. No, non va questo. Questo non si rompe. Forza. Non ti fa male. Dimmi se ti do sulle dita. A testate. Ma te lo puoi fare. No. Niente, la Jana deve andare in palestra. No. Cosa? Deve andare in palestra. Che Jana? Quindi, roto? No, no, per niente. Niente, non si è roto questo. Ma appena qua c'è un'incrinatura. Dai, via. Allora, andiamo, scorriamo le fotografie che Oleg mi manda. Ok. Ok, questa è una metalloceramica, per esempio. Ve la metto... Ok, paziente stupefatto, si sono rotti i denti, scheggiatura laterale, ok, questo è un classico paziente che strappa il cibo, però non strappa la fettina di pollo, sicuramente, per arrivare a questo livello, ok. Ci abbiamo in bocca delle simulazioni di denti, ma non sono denti, sono in più avvitate fisse su degli impianti che non sono ammortizzati. Se si arriva al dente rotto, ok, non è perché il materiale è sbagliato, ma perché non si è fatta la prevenzione. E qui arriviamo ora alla soluzione del problema. La soluzione del problema, avete già capito che non è dopo il problema, ma è prima del problema. Educazione all'alimentazione. Il paziente che ha una simulazione di un arto, che ha una simulazione di denti, che ha una simulazione, per esempio, che ne so, della... Parliamo di arti, per esempio. Ci sono delle cose che non potrà più fare in vita sua. Con i denti naturali puoi fare delle cose, ma anche lì è meglio non farle, con i denti naturali. Tra queste cose c'è appunto strappare. Noi ci rendiamo sempre conto quando vediamo il paziente se il paziente ha strappato. Innanzitutto in genere le rotture a strappo sono sempre da canino a canino, ok, nella parte anteriore, ok, uno strappa davanti. Quando strappa il paziente vediamo rotture che sono a becco di flauto, si chiamano, per esempio questa. Questa è una rottura a becco di flauto, vedete che dietro è più alta la porzione, davanti la rima di frattura va a scendere. Per quale motivo? Perché qua ho creato una rottura a becco di flauto prima in clinica, se ve la passate, qua su questo canino, vedete, quella è una classica rottura da strappo. Noi possiamo fare anche la balistica guardando la scena del crimine e capire cosa è successo. Poi siamo furbi, perché uno può dire sì, ma vada a digrignare e quindi si sono rotti. Noi tutti i denti da canino a canino, quando uno chiude, in statica, non toccano. Ok? Sono leggeri, si va a dare il carico nelle porzioni dietro, da premolari a molari. Se si rompe per digrignamento, quei denti che troveremo rotti sono i posteriori. In percentuale quanti sono i denti rotti posteriori? Sono pochi. Pochissimi. Andrei dice a zero, dottor Andrei. Tutte le rotture che abbiamo sono sempre foto come queste, fotografie come queste. Ok, questi per esempio sono provvisori, questo... Questo che denti sono? Questi okay. Sono un canino, vedete? Ok. Che tipo di rottura è questa? A becco di flauto. Ok. Quello è un dente che strappa. È un paziente che strappa. Ci dirà che strappa? No. Ti dirà che ha rotto il dente di? Notte. Di notte. Ma in allora che mangiando la banana.
Mangiando, il problema è tutto quello che ha strappato prima, cioè si arriva al cedimento strutturale quando è stato sollecitato per tanto tempo. Non vi sembrerà, ma io sto in questo momento, anche Oleg, che stiamo risolvendo problemi, perché stiamo facendo informazione, con immagini, facendovi toccare le cose e quindi memorizzerete per sempre in maniera traumatica questo concetto. Questo qui è... evitare di fare movimenti strani con la masticazione. Con la masticazione. Il paziente com'è che mangia con le simulazioni in bocca? Coltello e forchetta. Bravissimo. Non mangia forchetta e denti, c'ha il coltello. Il coltello è il miglior amico per evitare queste cose. La carne non è che non si può mangiare, si può mangiare, ma va tagliata col coltello. Non va strappata. Questa è una rottura invece da errore occlusale, ok? Sovraccarico occlusale, questo ha portato alla rottura. Ma è diversa questa rottura dall'altra. Queste sono rotture da strappo. Abbiamo fatto anche, proviamo a rompere per esempio un PMMA. A un certo punto noi abbiamo anche cambiato i tipi di... Provate a rompere questo. PMMA è un PVC. Praticamente è un PVC, il PMMA. Queste sono delle altre protesi di seconda generazione, sempre provvisorie, parliamo di protesi provvisorie. Vediamo qua, proviamo a inquadrare. È difficile che queste si rompano a becco di flauto perché sono dei monoblocchi, vedi che è un unico materiale, non ha due componenti, resina e dente. Cioè, ma il cibo non ha questa durezza così. Stai con pinze d'acciaio. Ah, appunto. Ok. Il cibo massimo che si può mangiare con i denti artificiali è di durezza da 1 a 10, 7. La lasagna si può mangiare? Sì. Non penso che rompe la lasagna. Il pollo si può mangiare. No, ma mettiamo il caso, ecco, magari nella cottura, perché magari le ossa si sbriciolano, perlomeno la polpa si sbriciola, però anche le ossa se sono state tagliate male. Magari un osso può capitare che... Le torte possono rompere i denti, le torte. Ah, non di certo. Sì, ci possono essere gusci di noci. Ah, beh. Fate molta attenzione a tutti i cibi che vengono fatti con le noci. Se non hai sensibilità ai denti, ti accorgerai che hai rotto i denti dopo che li hai rotti. Quindi la cosa migliore è sempre educazione all'alimentazione, parte dalla disposizione del frigorifero. O si può stare senza denti? Come Iana, c'ha le dentiere mobili che toglie la notte, non rompe nulla. Abbiamo provato ma non è stato piacevole. Ok, quando inizia quindi la risoluzione del problema? Innanzitutto dal prendere coscienza, quindi fare delle lezioni come questa dove facciamo vedere che sono denti artificiali. Poi dalla organizzazione, una volta che si torna a casa dovrete evitare di rompere le scatole troppo agli altri, nel senso il problema ce l'avete voi, non ce lo deve avere tutta la famiglia. Si fa un dipartimento, uno scompartimento nel frigorifero con le cose che si possono mangiare, tutti i cibi tabù si spostano, si levano da là. Saprete che alcune cose visivamente non si possono mangiare più, come per esempio la frutta che ha i semi, i dolci che ci possono avere contenuti di semi dentro, mandorle, insomma tutte cose che possono avere gusci. Quelle possono spaccare, per esempio, produrre rotture come questa, ok? Questa può essere una rottura, per esempio, da noce, che è andata lì. Se il dente sotto non è più sensibile o ci sono impianti, te ne accorgi troppo tardi. Si passa al limite di flessione del materiale. Quando abbiamo invece rotture come questa può essere causata da una noce, una nocciolina. Questo è strappo, okay? Questa è proprio la bruschetta strappata o il pane raffermo un po' molliccio che strappi e alla fine arrivi a rompere, perché poi rompono sempre nella parte alta questi denti da strappo, che è la parte più rastremata, quella più sottile, no? A un certo punto c'è il perno dentro che mantiene. C'avevi una foto, un paziente che ha rotto questi, l'ho postata sul gruppo proprio, mi pare, sul gruppo riabilitazioni estreme della bocca. C'era un caso, andiamo sulla pagina, sul gruppo, di un metallo composito che abbiamo fatto che si è rotto. E che ti ha detto il paziente voleva?
Metallo ceramica. Metallo ceramica. Ok, perché pensa che il metallo ceramica non si rompe? La verità l'avete appena visto, che anche il metallo ceramica si rompe. Quello che io vi ho mandato a becco di flauto, ok, se noi gli diamo dei colpettini, tieni pure questo, guarda, tieni il microfono, ti faccio vedere. Questo è il metallo, un classicissimo metallo ceramica. Ah. Okay. Non è che il metallo ceramica è meglio, il metallo ceramica si rompe come tutti gli altri. Certo. Ma non è che si rompe perché è metallo ceramica, si rompe perché io ho dato un colpo. Ok, se io non avessi dato il colpo, quell'ora sarebbe nella scatola intero.